90 prima da Cellulare Magazine. Oggi parliamo del LG Shine 3G. Come si può vedere, il terminale è caratterizzato da uno specchio e da materiali brillanti. Il nome Shine in inglese vuol dire splendente. La parte anteriore della scocca è totalmente ricoperta in metallo, così come il copribatteria. Una sottile lamina di acciaio, come vi faccio ora vedere. La parte frontale è caratterizzata, oltre che dallo specchio che copre il display, dalla rotella centrale, da due tasti laterali per destra e sinistra e da due altri tasti che servono a utilizzare le funzioni soft keys. La parte destra è caratterizzata da quattro pulsanti, il primo per la macchina fotografica, il secondo per il menu, il terzo è il bilanciere del volume. Qui trova posto anche la porta per il caricabatterie e le cuffie. Una volta fatta scorrere la slitta, appare la tastiera, anch'essa totalmente in metallo. Ben rifinita e facilmente accessibile anche con le dita come le mie un po' grandi. Il menu è brandizzato da 3 perché verrà commercializzato in esclusiva dal gestore OMTS ed è completo ed è facilmente accessibile. Come potete vedere, toccando i due tasti laterali, va a destra e a sinistra, scorrendo con la rotella centrale, si può accedere a tutte le varie voci. 512 MB a bordo di questo telefono non espandibili, è un HSDPA con velocità di connessione sino a 3,6 MB al secondo. Due fotocamere a bordo, la prima VGA per la videochiamata, la seconda da 2 megapixel con autofocus e LED flash e questa qui monta lenti Schneider Kronach che sono tra le più famose lenti per macchine fotografiche. Per ora è tutto, Emilio Vignapiano, Cellulare Magazine.